Nel Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetto 15. Il Vangelo di Marco, il capitolo 1, il primo capitolo, il versetto 15, e così viene scritto. Gesù diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il Signore benedica la lettura della sua parola e anche l'approfondimento che avremo l'opportunità e il privilegio di ascoltare da parte del nostro caro fratello Angelo. Cari fratelli, e con piacere, ma anche con un senso di grande responsabilità, che oggi voglio insieme a voi affrontare questo tema, che è un tema allo stesso tempo semplice e difficile, cioè il tema del regno di Dio. È stato letto nel testo iniziale, dove in Marco è detto Gesù, all'inizio proprio della sua predicazione, dopo che era stato battezzato, dopo che era stato nel deserto, inizia la sua predicazione, e la predicazione di Gesù inizia proprio così. Dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato a voi, credete all'Evangelo. Allora, cosa significa il tempo è compiuto? Il tempo è compiuto era la venuta di Cristo in terra. La venuta di Cristo è stata una profezia che è stata detta, ripetuta per tutto il tempo dell'Antico Testamento. E ora dice Gesù: il tempo è compiuto, cioè questa profezia si adempie della prima venuta di Cristo e con esso il regno di Dio. Il regno di Dio si avvicina al massimo proprio all'uomo e invita quindi il popolo a credere all'Evangelo. Il regno di Dio, prima del peccato, era sulla terra. E sulla terra c'era solo il regno di Dio. Dio crea Adamo ed Eva, li crea perfetti, li crea con i sentimenti di felicità, con i pensieri di giustizia. Tutto quello che loro pensavano, sentivano, era perfezione, era gioia. Se noi paragoniamo la situazione attuale a quella di Adamo ed Eva, oggi c'è un disastro dappertutto. Quindi questo regno di Dio che è stato creato perfetto è stato danneggiato. Da chi è stato danneggiato? L'ha danneggiato l'uomo per influsso sotto la spinta del diavolo. E quindi a un certo momento questo regno di Dio viene allontanato dall'uomo, l'uomo, sappiamo, si nasconde, Dio lo cerca, l'uomo è nascosto e ancora noi viviamo in un'epoca in cui il regno di Dio non si è instaurato completamente in terra e c'è questa convivenza del regno dell'uomo, del regno di Satana, con la presenza del regno di Dio in terra, che si manifesta solo in parte, solo in alcuni uomini. In realtà il regno che noi vediamo di fronte a noi è un regno dell'uomo, un regno di Satana. E io porterò alcuni versetti che descrivono un po' lo stato
della situazione attuale. Leggiamo in Seconda Timoteo, viene detto di questo mondo, avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegato la forza di essa, si prendono regali per spargere il sangue e si prende quindi con interesse, si dà usura, poi si cerca il guadagno dal prossimo con violenza, dimenticando Dio, il Signore. E ancora, questo nel Vecchio Testamento, si parla dell'autore primo di questa situazione del male nella nostra società, parlando di questo angelo, di questo cherubino, in Ezechiele 28,16, per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio, ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. E ancora, il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero contro ogni giustizia. Il regno del peccato è il regno del diavolo, il padre della menzogna. Ecco, questa è l'analisi che la Bibbia ci fa del mondo attuale. L'uomo che veramente cerca la verità si stupisce nel vedere come nella Bibbia è spiegato lo stato attuale di male ed è spiegata anche l'origine del male, di questo essere celeste che ha abbandonato il regno di Dio, ha abbandonato i principi del regno di Dio e ha creato la menzogna, ha creato il male, e noi ora siamo stati travolti da questo male. Mentre Adamo ed Eva erano stati creati nel regno di Dio, nel bene assoluto, noi siamo creati nel peccato. Però questi segni del peccato si vedono meno nei bambini piccoli. I bambini piccoli sono più vicini alla condizione iniziale di bene, di felicità. Il bambino spontaneamente è felice, tranne quando viene danneggiato da diversi fattori. Quindi in questa situazione noi dobbiamo fare una ricerca, dobbiamo fare delle osservazioni, e da questa ricerca, da queste osservazioni, poi noi dobbiamo, se vogliamo, arrivare alla verità, perché Gesù dice: è la verità che vi farà liberi. L'uomo spesso utilizza la menzogna e fonda la sua vita sulla menzogna. Per esempio, ce ne sono tanti, tanti esempi. Per esempio, uno può dire, e questa è una cosa che mi ha coinvolto anche personalmente, uno può dire: ma il mondo è cattivo, ormai il potere ce l'hanno in mano i potenti, i politici, i ricchi, hanno in mondo il mondo, e quindi se tu vuoi riuscire nella vita a creare un ambiente migliore, un ambiente di lavoro migliore, un'attività migliore, non puoi. Perché? Perché per avere un posto di lavoro, per arrivare più su nella società, devi essere raccomandato. Allora, questa è vera per alcuni, ma è una bugia per Dio. Per Dio il successo è fondato sulla giustizia,
è fondato sulla verità, è fondato sull'impegno, sul lavoro che noi facciamo bene, su quello. Quelle sono le persone che hanno giustizia. Dio sta dietro chi veramente cerca la giustizia e quelle persone hanno veramente successo, anche se non sono sostenuti dai ricchi, dai potenti di questo mondo. Questo lo dovete sperimentare nella vita. A me sono successi più episodi nella vita che mi hanno dimostrato questo, che dove in situazioni difficili io ho detto vado avanti lo stesso, vediamo cosa fa Dio, e Dio ha risolto il problema. C'è una potenza maggiore che è la potenza di Dio, che quando interviene si manifesta e noi stessi siamo i primi ad essere meravigliati da questo, perché noi un po' siamo persone che andiamo su e giù, certe volte ci comportiamo bene, ma certe volte anche noi, anch'io, ho abbandonato Dio e quindi Dio mi ha giustamente fatto vivere le conseguenze dei miei errori e allora ho imparato a non persistere nell'errore, perché persistere nell'errore è il peccato maggiore che noi possiamo fare. Può essere una cosa piccola, però se noi persistiamo nell'errore è una cosa grande. Quindi, dice Romani 13:13, comportiamoci onestamente. Allora, questa parola onestà a me si è ficcata nel cervello. Io quando ho affrontato il problema dell'educazione dei bambini, la prima cosa che avevo in testa era questa. Cioè io devo essere onesto col bambino, gli devo procurare i viveri, un alloggio, l'assistenza, eccetera. Però il bambino deve essere onesto verso il genitore. Non può non lavorare, non studiare, non fare la sua parte e scamparla così. Il concetto è reciproco. Se tu pretendi da me, come i figli pretendono giustamente, che i genitori facciano il loro dovere, i genitori devono pretendere dai figli che facciano anche il loro dovere. E se non lo pretendono e li lasciano fare, li stanno guastando, li stanno danneggiando gravemente, gravemente. Allora, e qui dice in Romani 13:13, comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità, dissolutezza, contese, gelosie. Ancora, questo è un passo di Geremia, così parla il Signore, esercitate il diritto e la giustizia, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano, alla vedova, non spargete sangue innocente in questo luogo. E ancora Ezechiele 34:4, voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quello che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Questa è una descrizione esatta della società attuale. Tutto quello che avviene è violenza, è non soccorrere. E tutte queste cose qua avvengono oggi come avvenivano in passato. E noi di fronte a questa società che sembra destinata al crollo totale, in realtà il regno di Dio,
che Dio aveva instaurato in terra, che l'uomo ha respinto, che Dio ha riportato vicino a noi, già subito quando ha parlato con Adamo ed Eva, ma non era un regno di Dio unico, c'era il regno di Satana, il regno dell'uomo, questo regno di Dio che si era avvicinato al massimo con Dio, con noi, con Gesù in terra, questo regno di Dio entra nella persona convertita e la persona convertita, se veramente è convertita, se veramente ha dentro di sé Dio, il regno di Dio, è di vittoria, è di successo. Vincono anche quelli che apparentemente perdono. Noi l'abbiamo visto, anche i martiri stessi che vengono uccisi apparentemente sono stati sconfitti e poi questi martiri in realtà sono i vittoriosi in quell'occasione. Tant'è vero che molti, come l'Apostolo Paolo stesso, che è stato un persecutore, è stato uno sconfitto, perché quelli perseguitati hanno vinto e lui, quando lui si è convertito, anche lui ha vinto su questo mondo, in questo mondo dove sembra apparentemente che i più forti sono quelli che vincono, i più ricchi, i più potenti. In realtà quelli che vincono sono quelli che permettono a Dio di entrare dentro di loro, quelli che vivono secondo i principi di Dio, e questi qua vincono nella società di oggi e vincono per sempre nel regno futuro di Dio. Allora Gesù, parlando del regno di Dio, dice delle parabole e dice in Matteo 13:31: il regno dei cieli è simile a un granel di senape, il quale un uomo prende e lo semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è la maggiore di tutte le erbe e diviene albero, talché gli uccelli del cielo vengono e si riparano nei suoi rami. Quindi è un successo. E questo seme che cosa rappresenta? Rappresenta una persona. È la persona che accoglie questo seme di Dio e che diventa, questa persona, da essere piccolo, diventa grande, talché gli uccelli del cielo vengono e si riparano nei suoi rami. Talché molte persone vanno da questi che hanno accolto il regno di Dio, perché sono veramente come un albero che ospita questi uccelli che vagano, che e quindi cercano rifugio, cercano riposo. E questa è una realtà del cristiano. Il cristiano diventa lui stesso la sede del regno di Dio in terra. E poi ancora dice Gesù: il regno di Dio è simile ad un mercante il quale va cercando delle perle e, trovata una perla di gran prezzo, va e vende tutto ciò che egli ha e la compera di nuovo. Il regno dei cieli è simile, ancora questo, è simile ad un tesoro nascosto in un campo, il quale un uomo, avendolo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha va, vende tutto ciò che egli ha e compera quel campo. Quindi il regno di Dio è un successo, cioè uno può lavorare tanti anni e può anche mettere da parte un po' di denaro. Ma qui dice che il regno di Dio è molto di più di tutto quello che uno con grande fatica può accumulare, perché è una pietra preziosa, perché è un tesoro nascosto che vale molto di più di tutto quello che noi abbiamo. Allora, il regno di Dio, e questa è la profezia ora per il futuro,
Il regno di Dio, che ora è localizzato nelle persone convertite, il regno di Dio però tornerà nella sua completezza e, come è stato predetto nella profezia di Daniele 2, questa pietra che si stacca senza opera di mano e abbatte questa grande statua, questa pietra diventa l'unica grande montagna, la statua scompare, questa pietra, dice, dura in eterno e sarà un regno che occuperà tutto lo spazio. E questa è la storia finale del regno di Dio, che spazzerà i regni attuali umani, che prenderà il posto definitivo. Ma in questo regno di Dio saranno soltanto gli uomini che hanno amato la verità, che si sono convertiti, che hanno accettato il sacrificio di Cristo. E quali sono le regole di questo regno di Dio? Le regole del regno di Dio, lo dice Gesù stesso, sono la giustizia, l'amore, la verità, la libertà, la felicità, l'adorazione a Dio, l'eternità, il benessere. Dio Re. Romani 3,25, Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Infatti, per la trasgressione di uno solo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Quindi il destino finale, noi sappiamo, è quello del ritorno di Cristo, del giudizio e del regno di Dio dei salvati e distruzione di chi non ha creduto a questo regno di Dio. E in Apocalisse 22, 3 e 4 leggiamo, quindi nel regno di Dio futuro, dopo il giudizio universale, non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Questo è il regno di Dio che io mi auguro per me e per tutti voi. Amen.